Comunque eravamo rimaste per andare di là, stavo già sbagliando. Okay. Allora, dobbiamo salire in cima della montagna per mareare, vabbè, quello avevamo già capito. Dunque, qua c'è niente. Effettivamente. Perfetto. Scivolo. È una roba che ho messo. Oh, adesso va meglio. Aia. Ok, dove? Qua. Perfetto. Andiamo su di qua. Belli questi qua. Questo è un sacco. È acqua, quindi... so che dovrebbero darmi qualche abilità almeno aerea, perché è un casino. Ah, hai capito? C'è il barbatrucco qua, eh? Allora, dov'è? Datemi la scatola. Eccola. Boh. Infatti. Ancora non ce l'ho, mi spiace. Ciao, Ivan. E nient'altro? Che tristezza, però. No. Ok, possiamo andare. Dai, non fare lo stupido. Perché Sora fa lo stupido? Ok, che poi mi piacerebbe imparare tutti i nomi come nel secondo. Li avevo imparati un po' tutti. Degli Atlas. Anche del nessuno avevo imparato a un certo punto. Ah no? Oh, io sì. Perché c'era la... c'era un'abilità che dovevi usare cerchio nel 2. Almeno io ti parlo della versione PS3 e PS2. Praticamente quando era... quello che ho detto ieri, che quando era mezz'aria potevo... Vedi, non si possono tirare giù. Dammi. Ah, hai capito come prende le mele questo qui? Oh mio. Stavo dicendo, quindi io sono già abituata con quello. Infatti, come ho detto ieri, purtroppo ho il cerchio facile. Cioè, quando mi colpiscono, mi viene istintivo fare cerchio. Semplicemente. No, non la strepa, non l'ho girata. Sì, sì. Quello anche nel... negli altri si sbloccava, non è quello un problema. Però mi fa morire il fatto che mi è proprio automatico. E non è facile avere il tastino automatico, diciamo, quando non giochi a qualcosa da tanto tempo. Allora, di là o di qua? Andiamo di qua. Niente, di là. Ok.
C'è questa strada di qua o la strada di là? Di là. E la vado, sempre più in alto. Che c'è qua? No, dimmi che c'è qualcosa di interessante, perché una caverna, però si può andare anche di là. Troppe strade, perché io vorrei andare avanti ma allo stesso tempo no, perché voglio esplorare, però... appunto. Belli, sembrano dei ricci enormi. Qua mi sa che dovrò usare direttamente gli attacchi speciali. Aia. Aspetta, aspetta. Mossa eroica. Non l'avevo ancora usata. Che bella. Però mi serve... non ho equipaggiato gli oggetti. Quanto sono intelligente. Ma niente. Aia. Vabbè. Allora mi volete proprio bene. Seconda fusione. Ok. Non ne so, aspetta, non si può fare un'altra. No. Grazie! Grazie che mi hai dato vita! Ti voglio bene! No, aspetta, devo aspettare il momento giusto. Aia! Ma facciamo così, allora faccio prima. Perché ho fatto troppo presto epilogo. Quello è il problema. Epilogo. No, non lo fa fare, ok. Ho aspettato troppo. Ma quel mostro in mezzo lì. Questo qua. Ah, è tipo un mini boss, ok. Si toglie un po'. Okay. Aiuto! Ho capito come funziona! Che bella! Intanto. Non c'è più? Ok, ho finito la magia. Basta. Senti. Non me ne ero neanche accorta, tra l'altro. Oh, fatto. Ah, beh. Effettivamente. Non ho tutti i torti. E niente, a sto punto andiamo avanti di qua. Di qua, che mi ispira di più. Poi vabbè, esplorerò bene il tutto quando avrò finito il mondo. Che veramente mi sa che è bello vasto. Cos'è? Toh, visto? Le ho messe. Oh. Perfetto, ma... Bisogna scendere o... Voglio vedere giù cosa c'era. Non so che sei felice. Ah, qui dovevo andare. Era stato. No. Di qua. Meno male che sei felice. Mi hai rotto le balle due giorni con queste magie. Le magie, te le ho messe le magie. Sempre più su, ho visto. Dai. Dai che ci divertiamo. Oh, venite qua. Dai. Che non vi faccio niente. Bravissimi. Come siete bravi. Fate l'epilogo per favore. Perfetto. Oppa. C'è più? No. Perché non sentendo molto il suono è un po' difficile capire se c'è un combattimento. Fortunatamente nel menu di solito cambia il colore. Ne ho trovato un altro! Bello! Ma non c'ho...
L'hai fatto benissimo, porca miseria. Ciao Emma! Perché non osservi bene. Ecco perché non l'hai visto. Prego Ivan, non c'è di te. Allora, aspetta, però abbiamo fatto crollare di là. Andiamo a vedere di là prima. Ma quanto siete belli! Vai. Livello 6. Vai, Erk. Tiragli sto mazzo. Allora, lì c'è una scatola. Ah, c'è di una. Non volevo fare. Ma che cos'è? Sono gli Shadow quelli. Quelli piccoli. Forse sono lo Pippo, porca miseria. Sì, vabbè. Io non volevo andare così. Ah, Pippo, ciao. Pensavo fosse un Heartless. Ok. Mi sto per colpire Pippo, poverino. Ok, andiamo su. Dai che ce la puoi fare. Bravissimo. Boh, possiamo continuare il nostro sempre più so. Marlene! Più o meno, eh. Se che becchiamo in continuazione. Bene. Succede? This sure does feel awfully familiar. Effettivamente. Just like before. Guys, this is getting worse by the minute. I hope I'm wrong, but my family may need me. Vai, Erk. Sora, I'm gonna fly ahead. You've been a big help, but leave the rest to me. Family? Yeah. Dad's king of the gods. What? His father is a god. Ma va? But doesn't that mean Herc is a god too? Well, I think it does. No wonder he's so strong. Then he'll be okay. Won't he? No. Organization 13's here. He'll need our help. Good point. We gotta go. Sì, Pegasus, sì. Ma più che altro ci volevo stare male perché ci volevo salire anch'io. That's tough. All I know is that she was in trouble. Suddenly, I wanted to save her with all my heart. We fight with all our heart. Come on! Forza, Sora, dai! Non ci incischi. Allora, parete della montagna. Questo mi ricorda Mulan. Proviamo a vero. Ecco. Iniziamo con i titani. No. Cara Rupe, raggiungi la cima. Andiamo. Aiuto. Troppe rocce. Troppe. Sì, sì, infatti. Per quello adesso cominciamo con i titani. Perché il trailer li ho visti praticamente tutti. I trailer. Poi Hercules l'ho rivisto recentemente, quindi ho in testa le voci dei titani quando lo chiamano. Cioè quando dicono che cosa devo fare? Distruggere l'Olimpo. Poi c'era l'altro, quello con un occhio solo. Si cercava Ercole. Ercole, dove sei? Una roba del genere.
Bello, Hercules. Sì, esatto. Hercules è bella, anche Wally. Questo video ho visto pure Wally. Sempre bello vederlo in Kingdom Hearts, Wally. Sì, sì, Ciclope. Sta venendo Polifemo, praticamente, come me, però. Ok, a posto. Scatola! Bella scatola. Sì, sì, ma guarda, ti dirò, i classici Disney sono ovviamente imitabili, cioè nel senso, a me piacciono un casino anche adesso che sono grande. Quelli un po' più, diciamo, recenti, alcuni sono veramente molto belli, altri non è che mi fanno impazzire più di tanto. Quello che ho avuto l'effetto contrario, cioè che prima non mi è piaciuto molto, poi dopo cominciano a piacermi tanto, è, per dirti, è Oceania. Oceania un po' che ho avuto un rifiuto all'inizio, poi dopo mi è piaciuto un sacco. A parte che recentemente ho visto dei meme, perché aspettavamo tutti Resident Evil e presente Kingdom Hearts, no? E ho avuto praticamente questo, ho visto questo meme dove c'era la vita di Kingdom Hearts e con il gioco di Resident Evil, è stato bellissimo. Ah sì? Quella di... A parte che hanno sbagliato l'ultimo parto di Wall-E per la questione della gravità, dell'effetto di gravità. Dovevano farlo diversamente, infatti mio cugino mi ricordo che sarà rimasto un po' male perché non riusciva a capire quale fosse il problema. Poi quando l'ha capito ha detto, quella parte lì che hanno sbagliato per la gravità comunque. Però è bello, cioè nel senso, a me piace. Piace anche il live action, per dire, della Bella e la Bestia, che è fatto benissimo. Io non sono una fan dei live action, di solito non ne guardo molti. Eccolo il titano. No, masso no, è brutto. Ah sì sì, l'ho sentita questa cosa qua, che praticamente lui li ha uccisi tutti. O comunque che la mia teoria è che praticamente il suo modello, quindi non per forza Wall-E, ma il suo modello di robot, mettiamola così, datemela per buona, a un certo punto è impazzito e ha fatto quello che non doveva fare. Io la penso così. Oh, titano, aiuto, picchialo. Sì, hanno un perché alcuni, anche perché vediamo tutti la parte buona ma non vediamo mai la parte cattiva. Vediamo. Oh, vai, seconda fusione, almeno ti facciamo un po' di male. Esatto, adesso allontanati, un po' di fuoco per cortesia, quindi forgiamo un pochino il piede, vai. Aia, anche lui voleva farlo, evidentemente. Si incattiviscono dopo un po'. Una è andata, qua. Allora, ritorniamo con Aia. No, volevo ritornare con Aia, però fa veramente male per essere qui. Non ce l'ho più! Aiuto! Aiaiaia, via 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 via! Vai! Levati! Ok! E i piedini li abbiamo fatti! Non venire che deve fargli tutto il corpo! No! Sbagliato! Non mi dire che sei incastrato qua sotto! Non ci... Non sto capendo più niente!
Ciao bello! I titani. Piace un sacco. No. Era fantastico! Che trenino! Lo puoi colpire praticamente da lontano e gli fa qualche danno. Che bello. Quello! Eccolo! Che bel faccino che ha comunque. Però no. Scusate, è bellissimo questo. Aiuto! Adesso faccio l'epilogo, un attimino. Aspettando ancora un pochetto. Vediamo questo epilogo. Giostra magica. Gli ha tolto, Non poco, devo dire. Vuoi ricordare ancora i piedi? No! Ti prendo in giro. Vabbè, però adesso è più facile con i piedini. Non farti schiacciare. Esatto. Aspetta, ce li ho. Pozione, Sora. Perfetto. Via. Ok. Olè. Mi levo. Fatto in tempo. Su. Basta. Ok, adesso la faccina. Aia. Fatto. Pensavo fosse più complicato. Devo essere sincera. È un titano, penso che sia andato. Che mi dice, Giulia? No, prendi da sole, mi sa di no. Non è vero che ti insieme. Appunto, come lo sa. Paperino che fa simpatico, ne vogliamo parlare? Detta. Qualcosa da prendere, visto che... No. Possiamo andare avanti. Grazie. Ogni tanto si trovano regalini. Pa. Quello cos'è? Testo di frutto. Pera. Buono. Vorrei fregarmi invece. La luce! C'è la luce!